Con la firma di un protocollo d'intesa in sala giunta si rinnova il progetto di educazione alla sicurezza stradale Sii Saggio Guida Sicuro, che da 6 anni l'associazione Meridiani porta avanti nelle scuole campane in collaborazione con Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale, Comune, Città Metropolitana, insieme ad ANCI Campania, Università Federico II, ANAS, Ordine Provinciale degli Ingegneri e ANM. È un percorso che coinvolge tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado per sensibilizzare i giovani a comportamenti corretti da assumere in strada. Sono previsti a tal fine incontri formativi con l'obiettivo di far acquisire agli studenti una maggiore consapevolezza dei rischi che derivano dal mancato rispetto delle regole. Oggi senza dubbio il problema della sicurezza stradale è un problema di maggior momento, se lo pongono un po' tutti, perché è impossibile che per usufruire della strada bisogna pagare un prezzo altissimo in termini di morti e feriti. Quindi si pone come qualcosa di molto importante e l'attenzione che pongono tutte le autorità su questo problema denota proprio l'importanza. Nel 2014 circa il 95% delle cause di incidente stradale, stando ai dati Istat, è legata a comportamenti scorretti del conducente o del pedone, e in Campania il 29% delle vittime sono giovani con meno di 30 anni. Il progetto Sii Saggio Guida Sicuro partirà con l'avvio dell'anno scolastico negli istituti di tutte le province campane, che saranno coinvolti anche nel concorso di idee Inventa un segnale stradale, premiato con una cerimonia pubblica il prossimo 20 aprile in Piazza Plebiscito. I 6 lavori migliori, selezionati da una giuria di esperti, vinceranno dei corsi di inglese presso la sede centrale del British Institute. Per crescere cittadini del futuro e crescere in sicurezza, perché le regole in realtà sono le nostre ali, ragazzi, per essere sicuri e soprattutto per essere amici di tutte le persone che incontriamo quando guidiamo uno scooter, quando guidiamo la macchina, non essendo mai un pericolo per noi stessi e per gli altri.